tutti attenti, i commissari anche sul posto, occhio alla partenza. Ci sembra di non aver visto, almeno per quello che ne possiamo capire noi, e per quello che possiamo dire che qualcuno si sia mosso prima. Serini è partito benissimo, altrettanto Formaggio, altro gol, ancora una volta Serini, troppo incredibile, è riuscito a passare in seconda posizione. Adesso vediamo un attacco, Barazzetti ne approfitta, Milonetti, sapevamo che sarebbe stata capottata incredibile. Capottata incredibile, vediamo la direzione di corsa, Rosta uscito, andiamo a vedere, si sono accorti finalmente tutti sempre gli stessi. Sì. Quanti giri ha fatto Marco? La situazione, questione di qualche minuto e ripartiremo. Qua a mezz'ora. Ripetizione di quella precedente andata abortita dopo mezzo giro, speriamo che questa volta vada tutta a buon fine. Andiamo e partono tutti senza anticipare la partenza, andiamo a vedere che cosa succede alla prima staccata. Per il momento alza Serini di nuovo sull'esterno, Barazzetti all'interno e la prima curva vede alza Bulls, approfitta Barazzetti, poi Serini alle spalle di Bastraga, Bastraga in terza posizione, tutti calmi. Al momento ci sembra che tutti siano andati via calmi, ecco, abbiamo appena detto, naturalmente Ferretti arriva lungo alla seconda curva, insomma, cose normalissime, sta azionando con un getto da idrante il suo terzo cristallo per vederci qualcosa. Nel frattempo davanti Aznavour ha preso il largo, o perlomeno sta conducendo le danze, Serini fianco a fianco con Bastraga, i due sono all'interno, vediamo nella curva, passa Serini di forza, nessuna scorrettezza ci pare da ambo le parti, Bastraga ha cercato di tenere giù Serini, idem come sopra, questa volta Bastraga che restituisce l'interno curva davanti al Aznavour, ma Barazzetti è lì, Barazzetti non muove, Serini all'esterno e con un ricco palo fuori, andiamo alla staccata, vediamo, qualcuno ha perso il paraurti, un paraurti, non sappiamo, forse l'anteriore di Barazzetti. Servieri nel frattempo ha un po' di difficoltà, vediamo che la carrozzeria sua è totalmente fuori asse rispetto al tubo di scarico, si sembra che sia Serini, dicevamo, la poi recuperato intanto il paraurti, qualcuno esce anzitempo, non deve uscire di lì perché chiaramente non c'è cancello aperto, ci bisogna andare in parco chiuso. Davanti Aznavour con alle spalle Barazzetti che non demorde, Donato sempre lì, Bastraga, Serini in fumata, micidiale questa volta, va a restituire l'interno curva a Bastraga, ma Bastraga deve fare le storie splendide e riesce a resistere, Dossi in quinta posizione, sesto Ferretti, poi ancora settimo Milani che però è in grossa difficoltà, infatti all'anteriore destra che guarda dove gli pare e viene superato da Scarnieri, anche lui con grossi problemi alla carrozzeria rispetto all'anteriore della ruota destra. Aznavour continua il suo passo adesso con un incedere piuttosto sicuro, Barazzetti comunque non demorde, andiamo a vedere che il distacco a livello cronometrico, siamo a 7 decimi, quindi per carità non si può dire che abbia allungato, i due sono molto vicini, ancora più vicini Serini con Bastraga per la terza posizione, Aznavour adesso allunga leggermente 1,4, 7 decimi, andiamo a vedere l'attacco di Serini questa volta. Monti, il colletto campione italiano in carica, campione italiano assoluto del 2005, ma con un inizio di stagione 2006 si riporta sotto, abbiamo alzato il tono della voce perché improvvisamente Barazzetti col numero 3 è entrato su due ruote sul terrapieno, ma resiste in seconda posizione, Bastraga è terzo, andiamo a vedere il distacco 1-2, riduce di 2 decimi, il suo distacco mentre 6 decimi recupera Bastraga col numero 7, tutt'altro che è finita la gara. Siamo esattamente a metà gara, i primi tre sono vicinissimi con il secondo in rimonta sul primo e soprattutto fino alla stop.
A questo punto ci pare che addirittura vediamo già gli uomini della Rescue. Serini sta pronto, intanto davanti Barazzetti, vicinissimo a tre giri dalla fine, ha ripreso completamente al Sambor. Andiamo a vedere 0-5 sul distacco e nel frattempo Vacciaga ha recuperato 8-10 su Barazzetti, quindi i primi tre a vista d'occhio, uno vicino all'altro, stanno girando i 56, ma il più lento dei tre è il numero 9, Arsabur, che gira in 57 e 56 e 7, gli altri a 56 dentro. Passata la vettura di Serini, quindi in quella posizione non si può superare, appena superato l'ostacolo si può ricominciare a tirare. Aznavour riesce a mantenere la sua prima posizione, ma Barazzetti è lì, è a 1,5 metri, 1,60 metri dal tubi di scarico, dal portellone posteriore della vettura di Aznavour. Barazzetti le prova tutte, in questo momento Vacciaga ha perso il suo terreno rispetto al giro precedente. Saremo lì, si incomincia, prova perlomeno, va, ci crede, prova all'interno, non ce la fa staccare. Per i punti del campionato italiano e per la vittoria in questa gara ne approfitta, uscendo meglio dal tornante della 4, Aznavour alla Spray-Fusi. E quindi a questo punto mancano assolutamente una curva e mezza al termine, una curva adesso e l'arrivo praticamente quasi in volata, ma Aznavour potrà lanciato. Donato Barazzetti a Ricky Vacciaga in terza posizione, poi